Chi invece ha ottenuto un buon sesto posto è stato Jerome D'Ambrosio con il team Dragon Racing, il team di casa, perché Jai Pence, che ha la sede a pochi chilometri da qui da Long Beach, quindi ci sono state parecchie pressioni di sponsor, di gente, amici, eccetera, che sono arrivati qui a vedere la gesta del Dragon Racing. Jerome D'Ambrosio è arrivato in sesta posizione. Vediamo l'intervista. Jerome D'Ambrosio, ci racconti la tua gara di oggi? Allora, diciamo che è andata abbastanza bene, nel senso che la qualifica è stata un po' difficile, abbiamo fatto l'ottavo tempo, però la velocità c'era in gara, due incidenti, uno con Prost e uno con Eiffel alla fine, che mi fa perdere posizione, però alla fine sì, siamo sesto e sempre punti. Penso che la velocità della squadra, la mia velocità è per fare podio, per salire sul podio, quindi lottare per la vittoria, quindi un po' di frustrazione non essere lì, però di sicuro ci arriviamo, forse la prossima. Nelle prime gare della stagione mi ricordo che eri più in alto nelle prove intermedie, nelle prove libere, dopo pian piano sei un po' calato come posizioni in generale, ci sono stati qualche problemi di sviluppo della macchina? Penso che le prime qualifiche, le prime quattro gare dell'anno sono partito sempre oltre alla quindicesima posizione, quindi oggi ottavo, l'altra gara ottavo, sempre stiamo migliorando. Il fatto che oggi era molto, molto vicino, tutti i tempi erano molto vicini, è così. Comunque penso che stiamo migliorando e prossima gara bisogna esserci nei cinque primi in qualifica per poter lottare per la vittoria. C'era una pressione particolare essendo questa la gara di casa del Dragon Racing? Sì, penso che anche quella di Miami era una gara importante. Secondo me tutte le gare sono importanti, però qua c'erano tanti, tanti ospiti, tanti sponsor della squadra e proprio siamo qua. Jay, il proprietario della squadra Penske, vive qua a 20 km da qua, quindi veramente la gara di casa. Sì, veramente la gara di casa, e comunque abbiamo preso punti, buoni punti a Miami qua. È sulla strada giusta, adesso bisogna fare un passo avanti per essere sul podio. Grazie Jerome. Niente.